Bentornati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicina naturale, esperto dietologo. Dunque, dottor Torchio, con lei nella scorsa puntata abbiamo parlato delle proteine, del fabbisogno giornaliero, del calcolo e soprattutto come poter sostituire le proteine animali con le proteine vegetali. Però non abbiamo concluso, nel senso che io con lei volevo fare una bella carrellata un po' di tutte le proteine, sia vegetali che animali, sia per il rapporto che hanno di proteine, di calorie e di grassi. Così sì, da poter bilanciare in una dieta se uno vuole diminuire le proteine animali. Certo. Allora, intanto il progresso verso un'alimentazione sana con la riduzione è indispensabile per la salute, ma anche per l'inquinamento, perché produrre carne e pesce inquina molto di più rispetto diciamo ai cereali, anche produrre latte e uova. Quindi anche per l'ambiente, non solo per la salute, questo percorso è fatto per gradi. Iniziamo a sostituire la carne con mix di legumi abbinati ai cereali, in modo da mangiare meno carne possibile. Ovviamente preferibilmente la bianca dalla rossa, ma ricordiamoci che oggi è estremamente importante la fonte della carne, perché ovviamente anche una carne bianca allevata negli allevamenti intensivi, ormonata con gli antibiotici, non sarà mai salutare. Certo. E la carne quindi dovrebbe essere ridotta al massimo. Possiamo anche dire che i latti derivati in eccesso aumentano il colesterolo, danno problemi intestinali, di intolleranze. Quindi dosi, tre porzioni alla settimana di yogurt, per esempio, che è già un alimento predigerito, o di formaggi magri potrebbe essere un'ottima cosa. Le uova non danno tantissime proteine, al contrario di quello che si pensa, tant'è che i culturisti le bevono il bianco dell'uovo, che non ha grassi. Sì, lo bevono la mattina a colazione, 12. 12 così. Bianchi d'uovo. Ecco, noi sappiamo dosi esagerate, sappiamo che le uova danno anche allergie, quindi direi le uova una o due volte alla settimana, anche qui di fonte biologica il più possibile. Però io vi volevo parlare, oltre dei legumi, a cui abbiamo già dedicato una puntata, sì, e i cereali, perché abbiamo i cereali come quinoa, amaranto, grano saraceno, che hanno 15% di proteine, tutti i legumi e la frutta secca, ricordatevi che abbiamo per esempio, il cacao amaro, sempre che non sia mescolato con lo zucchero, perché sennò poi aumenta le calorie da betogeno, ma può essere presente in barrette crude con frutta secca e quindi abbastanza salutari, ha una percentuale di 20% di proteine. Il cacao amaro, quindi sì, sono tutti giustificati a mangiare il cacao amaro. Il cacao amaro che non è però il cioccolato, no, perché no, ricordiamoci, certo, che lì abbiamo i grassi e lo zucchero, e quindi prendiamo il cacao che sicuramente ha delle caratteristiche salutari, e poi è come prendere una patata sana e poi la friggiamo nell'olio di scarsissima qualità e roviniamo un, certo, tubero che di per sé non avrebbe particolari effetti collaterali. Ricordiamoci anche il lievito in scaglie, per chi non ha problemi di intolleranze intestinali, perché possono esserci al lievito. Il lievito in scaglie può avere una percentuale che va dal 15% addirittura al 50% di proteine e può essere un ottimo integratore per chi riduce la carne e riduce anche il pesce, che fa meno male della carne, però indubbiamente può essere inquinato da mercurio e da altri ovviamente agenti che ci sono nei nostri mari. La salsa di soia, che è un fermentato di soia, che deve essere utilizzata quella con meno sale, perché ovviamente il sale non fa bene, ma ha il 9, 10, 12% di proteine predigerite nella fermentazione e quindi che hanno una componente già di aminoacidi sciolti pronte e facilmente assimilabile. Poi ricordiamoci che invece gli affettati, che sono molto salati, e poi la carne conservata comunque non è così preferibile rispetto al prodotto fresco, comunque essendo disidratati hanno un maggiore quantitativo di proteine, quindi bresaola, prosciutto, tonno, andiamo dal 25-28 al 35% di proteine. Però noi abbiamo, quindi per fare un piccolo riassunto, sì, la possibilità di sostituire la carne con un mix di legumi, e eventualmente abbinati a cereali e verdure per avere questo tris di piatto molto salutare. Due, tre volte alla settimana una porzione di yogurt o formaggi per la fonte di calcio e di vitamina D, e una, due volte alla settimana le uova.
Questo, e poi possiamo mangiare un po' di pesce, ma soprattutto aprirci a questi legumi, e a questi prodotti vegetali che sono comunque fonti di proteine, specialmente se associati in mix. Tipo tofu e seitan, Il tofu. tempeh. Sì, il tempeh è soia, il seitan è glutine, quindi attenzione al seitan per tutti coloro che hanno intolleranza al Intolleranze. glutine. Il mopur, che è un fermentato di glutine e quindi il glutine perde questa sua struttura irritante che incolla, il mopur può andare bene, il tofu va molto bene, così come il tempeh, che è un fermentato di soia. Dedicheremo una puntata ai prodotti fermentati che sono molto salutari. Perfetto, allora dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli e a casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle tante oramai trasmissioni che abbiamo fatto basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchi alla patologia che volete cercare. Grazie e buon proseguimento!